diciamo che dal 94 ad oggi il panorama del festival, dei festival, più che del festival, è cambiato nel fatto che il festival è stato accettato e quasi assimilato come una struttura di mercato per la cultura. È una piattaforma di mercato in cui la cultura, qualsiasi tipo di cultura, viene messa a prova, testata con il pubblico a livello dal vivo. È un formato che all'inizio aveva un certo senso per alcuni operatori culturali, ma adesso ha senso in generale per promozionare qualsiasi tipo di cultura e qualsiasi contatto fisico con questa cultura. Contatto fisico vuol dire contatto sensoriale, visuale, esperienza vitale che non sia virtuale. Con la necessità di esplorare questo contatto fisico sempre di più, io credo che il numero di festival si sono raddoppiato, quintuplicati, perché sono dei formati di cui il pubblico ha bisogno per sentire che quello che vive a livello culturale è una vita vera, una vita reale, una vita fisica. È un'assimilazione di conoscenze e di culture che va oltre il virtuale. Sonar Kids. Sonar Kids è un esperimento, è ancora in fase di esperimento, forse un po' più evoluto del primo anno, però è ancora in fase di esperimento, è un'idea dei capi del Sonar, dei direttori del festival, per promuovere un festival infantile dai 0 ai 12 anni in cui ci sono esperienze creative per bambini che non siano categorizzabili. Sono esperienze creative che appunto sono diverse da quelle che normalmente sono offerte al pubblico infantile, si allontana da quello che è l'era Disney per affrontare quello che è l'evoluzione della cultura elettronica e che contamina anche l'educazione infantile, È una contaminazione positiva, evidentemente, non deve essere intesa come una parola negativa, è il fatto che il bambino possa sperimentare la cultura elettronica adattata alle sue necessità sia a livello di produzione che a livello di contenuti e che siccome la cultura elettronica è ancora sinonimo per molti di noi di evoluzione, di modernità, di tecnologia, queste tre caratteristiche particolari della cultura elettronica sono applicate a quelle che sono attività infantili. Ha moltissimo successo fra i genitori, che sono quelli che alla fine vengono e pagano il biglietto e siamo molto contenti della partecipazione infantile, ti fa scoprire tantissime necessità culturali infantili che non sapevi prima e con cui abbiamo scoperto che il bambino per esempio ha delle necessità particolari sulle dimensioni degli spazi dove si muove, sul tipo di suono che ascolta, su come ascolta questi suoni, come reagisce all'intervento musicale o del ballo o della danza o della creazione di suoni, dei fatti sonori o tessili o di disegno, di design. E è stata un'esperienza fantastica, sarà un'esperienza fantastica, ma è molto importante. È importante sentire nel panel che abbiamo fatto c'era una grande realtà, che nonostante il mio ottimismo la situazione non è buoiante, non è una situazione facile. Però quello che senza dubbio è più importante per me, nonostante l'interesse delle istituzioni, è che il tuo progetto nasca da una necessità personale, da una necessità di crescita personale, una necessità di creatività personale. Le istituzioni sono lì per aiutare, però non per alimentare costantemente questa necessità. Le istituzioni devono anche loro trovare la loro posizione dentro in un progetto culturale. Se viene da loro stessi, ok, ma se viene da un ente privato, da un ente individuale, evidentemente questo ente individuale privato può anche decidere di mantenere la sua indipendenza più o meno creativa e che in questo caso un'istituzione partecipi proporzionalmente a quello che la creatività voglia che sia. Mi rispiego, più un'istituzione, più un organismo statale partecipa in un festival, più evidentemente c'è meno libertà di scelta. Questo l'hanno detto tutti nel panel, io lo so perché ad un certo punto non sei più solo tu, non sei più tu e la tua azienda, ma sei tu e una serie di enti che giocano una serie di giochi importanti nella cultura locale, regionale e statale. L'importante è equilibrare queste presenze per mantenere un pubblico che si senta partecipe di una iniziativa creativa di qualcuno
e allo stesso tempo sapere che questa iniziativa è appoggiata, è promossa da un ente che è friendly, che è vicino a questa proposta culturale. Il messaggio non può essere, per me è difficile quando il messaggio è miscelato, nel senso sono statale o sono regionale e sono indipendente. Difficile essere indipendente regionale e statale e giocare con questi pesi, è un equilibrio importantissimo e quello vorrei che fosse chiaro dall'inizio quando qualcuno inizia, di non appoggiarsi troppo e dire io voglio che lo Stato paghi tutto, io voglio che la Regione paghi tutto, voglio che io pagherò tutto. La formula più adeguata è l'equilibrio delle forze e l'equilibrio in funzione di quello che vuoi presentare, nel senso la danza contemporanea è una parte creativa che non è così redditizia a livello di biglietti, ha sempre molto più bisogno di appoggio statale, quello che facciamo noi che è più easy nei confronti del pubblico ha sempre più reddito a livello di biglietti per cui può essere più facilmente indipendente. La scelta dipende dal progetto creativo, dalla volontà di libertà creativa e anche libertà di scelta che a volte si voglia avere e da un equilibrio molto saggio nei confronti della finanziazione dell'evento.